più volte. È ovvio che quell'inizio di gara è stato ovviamente un po' illusorio. Partire così, chi non conosce Crema poteva pensare che non ritornassero in pista. Invece io li ho visti tantissime volte, Spacchi ha quasi vinto con 100 in casa, è stata per quasi tutto il girone andata fra le prime 5-4 squadre. E ha una tigna veramente, forse qualche volta anche oltre il limite, però ovviamente per sopperire magari a qualche piccola carenza. E sanno giocare proprio in questi momenti, in questo modo qua. Quindi io non mi ero illuso mai, neanche all'inizio, però abbiamo avuto due brutti cali, inizio, metà secondo quarto e metà quarto quarto. Perché quando li concedi, quando provi a rubare una palla in più o quando loro giocano liberi mentalmente, in un ostacolo ti infilzano e quindi la cosa più bella è che negli ultimi 3 minuti abbiamo stretto di nuovo e abbiamo. Non è facile mentalmente giocare una partita del genere, no? Perché sei 20 a 2. Sì, non è facile. Non è facile. Strano, no? Anche il punteggio, primo quarto 7 punti, secondo quarto 3, 28, terzo quarto 15, l'ultimo, adesso non ho fatto un calcolo, però io dico, io posso lavorare sui miei, non sui loro, quindi se noi vogliamo crescere dobbiamo essere, non dico più continuativi, più sistematici, più mentalizzati. E come è successo qua, abbiamo nel momento di che dovevamo mettere due, tre canestri a tre completamente aperti, l'emotività un po' ci ha bloccato. Dopo è stato bravo Leonzo a fare un canestro, Batte a fare un altro, Jack a portare la squadra, con tutta la squadra sulle spalle, a portarla a casa. Però sono i limiti che abbiamo e che dobbiamo migliorare. Sicuramente dopo una sconfitta arrivi con una sorta di amarezza, non è la squadra più facile affrontare, credo. Bergamo comunque non mi sembra che abbia lasciato molte scorie, no? Siamo ripartiti, Sì, ci siamo guardati in benissimo. faccia e ci siamo detti che loro comunque puoi usare tante strategie, tante cose, però se non fai tutto perfettamente, fai difficoltà a impensierirli. Noi li abbiamo impensieriti per un po', ma sicuramente loro hanno mandato tutta la gara. Portarsi dietro, ti si porta dietro una gara, è strano, la sconfitta un po', dovresti interromperla, invece la vittoria magari viene un po' dispersa, invece noi dobbiamo dare un valore a tutto. Sarà difficile ripetere il girone d'andata e quindi ripartiamo, siamo ripartiti da zero perché bisogna dare anche adito che questi ragazzi si sono fatti il mazzo e quindi sono stati anche bravi, però ripetersi è forse più difficile che a volte migliorare. Ma perché è difficile ripetere il girone d'andata? Perché più si alzano nel girone di ritorno gli obiettivi, okay, chi vuole entrare ai playoff, chi si deve salvare, diventa molto una pallacanestro diversa, molto più meno tecnica, più fisica, più mentale e quindi non è facile ripetersi. Ovvio che questa è preparazione poi a quello che sono i playoff, che comunque è un terzo campionato. Sentimi, qui si vince con quello dietro e si perde con quello davanti. I valori sono questi, almeno per la regola C. Al momento mi sembra che Bergamo e Cosinovi abbiano qualcosa in più per continuità. Centro ha appena cambiato allenatore, quindi avrà una scossa. Tutti stanno cercando giocatori, stanno cercando anche di aumentare il roster. Probabilmente ci saranno squadre diverse nella seconda parte del campionato, delle aggiunte, eccetera, eccetera. La realtà è che noi per competere a quel livello dobbiamo fare
grandi miglioramenti e mantenere. Quindi non ne sarà facile. Certo che c'è la voglia di vincere oggi, non domani o dopodomani, perché le opportunità quando ti capitano non devi prendere. Ma nei miglioramenti in che direzione? Beh, noi per esempio facciamo difficoltà nella fisicità dei piccoli. A Bergamo abbiamo subito tanto il post basso dei piccoli, abbiamo deciso di raddoppiare l'argentino Mario Versetti, però ci siamo creati altri bachi. Quindi quando sei costretto a trovare alchimie tattiche che funzionano a volte bene, a volte così così, metti in condizione, cioè metti la squadra comunque in una situazione di rotazione difensiva, di accoppiamenti, di non bilanciamento per il rimbalzo, cioè. Noi dobbiamo crescere nel fare meglio quei tatticismi, però anche perché fisicamente i nostri piccoli a volte subiscono non l'uno contro uno al palleggio, ma il post basso. Il mercato non si sente più niente, siamo così e finita. No, siamo a 360 gradi, abbiamo rinunciato un po' di cose che non ci sembravano buone per incastrare questa squadra, va mantenuto lo spirito del gruppo e inserito qualcuno che si incastri bene, come l'altra volta dicevamo, che possa dare un ruolo anche caratteriale, di tenacia e anche caratteriale. Non credo che ci sarà quello perfetto che disegniamo sulla carta, perché sarebbe da farlo nascere, quindi non avremo il tempo. E quindi adesso ci valutiamo. Sinceramente il presidente, ma e tutto lo staff che sta lavorando per questo, ma al momento non c'era occasione, anche perché in tutta Italia si cercano giocatori, e proprio anche la Serie A2 sta cercando giocatori, addirittura va a prendere B. Quindi è un momento difficile. La scadenza è il 28 febbraio. E insomma, però se Siamo i nomi su questi. Qualcuno potrebbe succedere che adesso si crei un nuovo giro, perché dipende dai giri, e poi vedere anche le squadre che magari non hanno più ambizioni, magari cioè bisogna purtroppo andare a vedere anche in casa da altri, cose che non ci piace fare. Bisogna vedere se qualcuno, ovviamente con la partecipazione corretta di chi sarà, però bisogna vedere questo.